Bentrovati a tutti. La Chiesa è madre e come tale non può non avere compassione di quanti soffrono, perché feriti dalle disavventure della vita. L'essenza stessa della missione ecclesiale è la cura pastorale dell'umanità ferita. Questo è ciò che il Signore Gesù ci insegna, consegnandoci la parabola del buon samaritano, dove si legge che uno straniero, passando accanto ad un uomo colpito dai briganti e lasciato a terra mezzo morto, ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, poi lo portò ad una locanda e si prese cura di lui. Papa Francesco del resto ci ha abituati a pensare la Chiesa come un ospedale da campo, laddove esercitare vicinanza compassionevole, prossimità pastorale, senza il timore di sporcarsi le mani con il fango della strada, sono requisiti e condizioni imprescindibili per essere discepoli di Cristo. In questo senso, una delle modalità attraverso le quali la Chiesa cerca di avere compassione, di farsi vicina, prossima, di prendersi cura, è l'amministrazione della giustizia, intesa come diaconia, servizio, attraverso cui fare chiarezza nella vita dei fedeli che vivono nel dubbio. Di chiarezza infatti hanno bisogno quei fedeli che non possono sposarsi in chiesa, pur volendolo fortemente, perché erroneamente pensano di essere legati da un vincolo matrimoniale precedente, ma irrimediabilmente fallito. Magari questi fedeli, aprendosi ancora all'amore di coppia e pensando di non avere alternative, si accontentano della sola convivenza more uxorio o contraggono il matrimonio civile pur di poter vivere una relazione sentimentale stabile con la persona che amano. Sappiano questi fedeli che la Chiesa dona loro, tra le tante opportunità di discernimento spirituale e accompagnamento pastorale che leggiamo in Amoris Laetitia, anche quella di verificare giudiziariamente la validità di quel matrimonio che considerano vincolante. Ovviamente la Chiesa non pratica l'istituto del divorzio secondo l'accezione civile, cioè non separa ciò che Dio ha unito, ma si pone in un atteggiamento di verifica della validità di questi matrimoni e qualora dovessero risultare contratti invalidamente, li dichiara nulli, cioè mai esistiti. In questo modo, facendo chiarezza sul vissuto sacramentale dei fedeli che si rivolgono ai nostri tribunali ecclesiastici, la Chiesa apre alla speranza di nuovi legami. Si comprende bene come una tale opportunità sia molto preziosa e può difatti ridare a questi fedeli serenità di vita sia personale che familiare. Non ultimo qualora gli stessi fedeli avessero già contratto altri legami sentimentali stabili, si potrà ristabilire la piena comunione anche sacramentale con la Chiesa, sanando le loro nuove unioni. Vivendo il mio ministero sacerdotale, oltre che nel servizio del tribunale ecclesiastico come vicario giudiziale, anche in parrocchia come parroco, mi rendo conto che l'impossibilità di regolarizzare le unioni coniugali cosiddette irregolari spesso produce profonde ferite nell'animo di tanti fratelli e sorelle. È doloroso per questi fedeli sentirsi dire che non potranno accostarsi alla Santa Comunione durante la celebrazione dell'iniziazione cristiana dei propri figli
oppure non potranno fare da padrini, da madrine, in occasione del battesimo o della cresima di una persona loro cara. Alla luce di queste poche battute è già chiaro perché Papa Francesco ha dedicato grande attenzione, sin dai primi passi del suo ministero petrino, a questo argomento. Ne va del bene spirituale delle famiglie, e se le famiglie sono serene, anche la comunità cristiana vive serenamente. Per questo Papa Francesco ha voluto riformare le procedure del processo canonico, rendendole alla portata di tutti, maggiormente celeri, quanto più possibile gratuite. Il Pontefice ha dato vita ad una vera e propria conversione dell'istituzione giudiziaria, secondo lo spirito della misericordia, di cui tanto questo pontificato si sta facendo promotore, invitando tutti i vescovi a fare altrettanto nelle proprie diocesi. La nostra diocesi di Siracusa, accogliendo la riforma del Papa, si è subito attivata per conferire al proprio tribunale ecclesiastico la competenza per trattare le cause di nullità matrimoniali. Dal 2016, pertanto, ogni fedele di questa nostra chiesa siracusana che vuole fare chiarezza sul proprio passato matrimoniale può semplicemente recarsi in Piazza Duomo a Siracusa e chiedere informazioni presso la cancelleria del tribunale ecclesiastico sulle modalità di avvio del processo canonico di verifica della validità del proprio matrimonio. È una opportunità data a tutti, senza alcuna distinzione. La conferenza episcopale infatti ha voluto anche agevolare i fedeli meno abbienti, mettendo a disposizione dei fondi per il gratuito patrocinio. Come dicevo all'inizio, la Chiesa è madre e come tale, anche tramite la particolare via dei processi canonici, vuole prendersi cura delle famiglie ferite, verificando la possibilità di ritornare a vivere in piena comunione con la Chiesa, la propria esperienza di vita coniugale, attraverso il balsamo della giustizia.